Cari connazionali, amiche e amici danesi dell'Italia, è con molto piacere che mi rivolgo a voi sull'invito del professor Raffaello Barbieri, il direttore dell'Istituto di Cultura, ad introdurre questo incontro che teniamo oggi in modalità virtuale, purtroppo, sui valori della Repubblica. Due date da ricordare. Le due date di cui parliamo sono quella del 25 aprile, festa della Liberazione, e quella del 1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ringrazio moltissimo i professori Gerd Sorensen e Beppe Persiani per aver accettato l'invito a presentare un contributo su queste due date, sul profilo storico di queste due date. E per quanto mi riguarda, mi soffermerò sull'attualità di queste due date. In effetti, la data del 25 aprile, festa della Liberazione, appena trascorsa, e quella del 1 maggio hanno qualcosa che le tiene insieme nell'attualità in cui ci troviamo in questo momento, ed in particolare la necessità di procedere senza indugio alla ripresa del nostro paese dal punto di vista economico e sociale, e la necessità di fondare questa ripresa sul lavoro. Tutti noi sappiamo che le prime parole della Costituzione della Repubblica Italiana sono: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ebbene, io sono sicuro che il nostro paese potrà riprendersi economicamente, rilanciarsi attraverso il lavoro delle italiane e degli italiani. Sapremo superare la crisi determinata dal Covid-19 attraverso la ricostruzione economica operata dal lavoro. Ne sono assolutamente convinto. E a dimostrare questa mia convinzione, permettetemi di citare le parole usate dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio in occasione del 25 aprile appena trascorso. Queste parole sono molto semplici, le leggo con grandissimo piacere. Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando. Vi ringrazio moltissimo. Hvad kan vi lære af den 25. april og 1. maj? Det er jo det spørgsmål, som vi må stille os i dag. Og jeg vil gerne takke det italienske kulturinstitut for at have inviteret mig til at sige et par ord om de to mærkedage, der markerer befrielsen fra fascismen tilbage i 1945. 1. maj samme år var så også første gang, arbejderbevægelsen kunne fejre dagen for arbejdernes rettigheder, efter at regimet havde forbudt den med opløsningen af de gamle socialistiske fagforeninger og partier. Dagen kan så i år af gode grunde ikke rigtig fejres ude i det åbne terræn, og må derfor her flyttes over på diverse virtuelle håndholdte platforme, der dog naturligvis svækker følelsen af samvær, men som så til gengæld måske kan forstærke det indre erindringsarbejde. Det er naturligvis også et blik udefra, i bedste fald et empatisk indblik fra et andet sted i Europa. Ganske vist er arbejdets dag fælles for os alle i Nord- og Sydeuropa og forener os på tværs af grænserne. Modstandsbevægelsens befrielse af de norditalienske byer er derimod et særligt moment i nyere italiensk historie, hvis betydning de færreste i dette land kender til, men som jo ikke desto mindre udtrykker og jo stadigvæk udtrykker et nyt håb, en ny fremtid for Italien, der dengang på den hårde måde havde måttet mærke konsekvenserne af et totalitært regimes katastrofekurs, med 100.000 af døde og mange ødelagte byer til følge. Det er derfor næppe tilfældigt, at den dybe menneskelige og økonomiske krise, som den aktuelle covid-19 har bragt Italien ud i, har fået flere til at tænke tilbage på tiden efter 2. verdenskrig, for overhovedet at kunne mobilisere et kvalificeret sammenligningsgrundlag. Så med tider kan det faktisk være en god idé at se tilbage for at se frem med nye øjne.
Det er det, mærkedage er til for, hvis de der ellers er mere end blot tomme ritualer. I et interview forleden til dagbladet La Repubblica udtalte den legendariske medstifter af det store socialforskningsinstitut Censis, Giuseppe De Rita. I disse dage tænker jeg meget på krigen. Jeg var 13 år. Led af sult og kunne ikke sove. Så ophørte konflikten, og jeg følte med det samme, at jeg allerede var blevet voksen. Jeg forstod, at jeg måtte gøre en enorm indsats for at komme ud af dette mørke. Og det var italienerne også klar over. Alt omkring os lå i ruiner, men vi klarede det, slutter han. De Rita er jo 88 år gammel og tilhører jo derfor den generation, som har været hårdest ramt i de sidste måneder. Det har så også betydet, at den levende erindring om dengang pludselig er begyndt at forsvinde hurtigere. Kronologisk er tidsrummet mellem de to datoer, den 25. april og den 1. maj, ganske kort. Som sociale begivenheder er de dog heller ikke så langt fra hinanden, hvad der så også kan begrunde en nærmere refleksion ved en lejlighed som denne. Men lad os først lige rekapitulere det meget dramatiske forløb fra sommeren 1943 over sommeren 1945 og frem til den nye demokratiske og republikanske forfatnings ikrafttræden den 1. januar 1948. Disse små fem år tegnede i et usædvanligt accelereret tempo en lang forfatningskamp med mange forskellige faser. Krigslykken var vendt efter aksemagternes nederlag i Rusland og Nordafrika. Det åbnede et helt nyt, en helt ny forventning til fremtiden. Der rejste nogle grundlæggende spørgsmål om, hvordan et folk, som det italienske, skulle organisere sig, og hvilken styreform samfundet skulle indrettes efter, når diktaturerne var definitivt slået. De allierede var allerede den 9. juli 1943 gået i land flere steder på Sicilien og udsatte nogle af øens byer for svære bombardementer. En by som Catania blev meget hårdt beskadiget. De politiske konsekvenser for det fascistiske regime i Rom af den allierede fremrykning blev hurtigt mærkbare. Presset på Mussolini voksede. På et møde i det fascistiske storråd Gran Consiglio den 24. og 25. juli blev han til stor overraskelse for sig selv afsat, da han fik et flertal af sine egne imod sig. En kreds omkring kongen Vittorio Emanuele den 3. fik Mussolini arresteret og udpeget i stedet Marskal Pietro Badoglio til ny regeringsleder. Formålet var at få en våbenhvile i stand. Men det handlede også i første omgang om at redde monarkiet og i tilgift den forfatning, den såkaldte Statuto, der havde formet Italien efter samlingen i midten af 1800-tallet. Og som med kongens billigelse var blevet suspenderet under fascismens afvikling af retsstatens principper. Hen på sommeren den 8. september kom der en våbenhvile i stand med de allierede. Italien skiftede side. Kongen og regeringen måtte i al hast forlade Rom og drage sydpå, mens den tidligere allierede Tyskland hurtigt rykkede ind og besatte store dele af halvøen nordfra. Mussolini var i mellemtiden blevet befriet fra sit fangenskab i Abruzzo af tyske elitesoldater og sat i spidsen for en fascistisk stat i Norditalien, den såkaldte Salon-republik, der i realiteten var tysk kontrolleret. Italien var nu delt i to, og uden en fælles stat, uden en fælles referenceramme, som en af efterkrigstidens store fagforeningsleder, Vittorio Fora, formulerede det i sine erindringer. I de følgende måneder voksede modstandsbevægelsen i størrelse i de områder, i Mellem- og Norditalien, der endnu ikke var blevet befriet af de allierede, og blev efterhånden den næststørste i Europa efter Titus partisan her på Balkan.
som historikeren Claudio Pavone har udtrykt, var den militære del af forfatningskampen fra efteråret 1943 om Italiens fremtid egentlig sammensat af tre sideløbende konflikter. For det første var der faktisk tale om en borgerkrig, hvor italienere kæmpede mod italienere. For det andet var det en befrielseskrig, der var rettet mod en fremmed og hensynsløs besættelsesmagt. Og for det tredje var der allerede en politisk og kulturel kamp i gang om, hvilken kurs landet skulle følge, når krigen var slut. Det var ikke bare et spørgsmål om demokrati over for diktatur. Blandt de politiske partier, der var dukket op igen efter forbudsårene under regimet, drejede det sig også om, hvilken form for demokrati. Den 25. april blev i denne henseende en skæringsdato, da opstandene i en række norditalienske byer førte til en endelig befrielse af landet. Det skete i denne afsluttende fase uden direkte hjælp fra de allierede, der endnu ikke var nået så langt frem. Det var så også fra denne dato, at den militære konfrontation blev afløst af det presserende og mere konkrete og nære spørgsmål om det fremtidige Italiens forfatningsmæssige indretning og om genopretningen af en demokratisk retsstat og af en ødelagt økonomi. Det stod snart klart, at det før fascistiske Italiens institutioner ikke bare kunne fortsætte, som om fascismen blot var en parentes. Tiden kunne ikke rulles tilbage. Det blev man vidne til den 2. juni 1946, da befolkningen ved en folkeafstemning valgte monarkiet fra til fordel for republikken. Ved samme lejlighed fik man valgt medlemmerne til en grundlovgivende forsamling, hvis sammensætning vidnede om, at den nye politiske klasse var indstillet på at løfte det italienske demokrati og gå langt videre, end hvad den gamle statuto lagde op til. Ved i forfatningen eksempelvis at indskrive en række artikler om de sociale rettigheder til sundhed, til uddannelse, til velfærd overhovedet. Forfatningen, der trådte i kraft den 1. januar 1948, havde det dobbelte formål at skabe forsoning indertil i befolkningen, der havde ligget i en indbyrdes strid. Men den afviste også krigen som et middel til at afgøre stridigheder med andre nationer, og foreskrev i stedet det fredelige internationale samarbejde som vejen frem. Som noget særligt fastslår artikel 1, at Italien er en republik, der er grundlagt på arbejdet. Forfatningen var et resultat af kampen mod fascismen, og en bestemmelse som denne, der bar præg af arbejderpartierne PCI og PSI's fodaftryk, var ikke bare rettet mod det udbyttede arbejde, men også mod den degradering af arbejdet, som regimets krigsøkonomi gennemtvang. Det arbejdsbegreb, der nu tonede frem, hvilede på den forudsætning, at uden et arbejde, der skaber værdighed, integritet, identitet, indsigt og et økonomisk grundlag for den enkelte, får man heller ikke det nødvendige overskud, der skal til for, at et demokrati kan fungere, og den enkelte kan optræde som medborger. Demokratiet er noget, der skal kæmpes for. Det er læren fra dengang, da krigen bragte Italien i knæ. Men man så også opkomsten af et lederlag, der fik integreret Italien i Europa og lagde præmisserne for en genopretning af landet under 1950'ernes økonomiske mirakel med nærmest kinesiske vækstrater. I dag er Italien sammen med store dele af vort kontinent tilbage i et ground zero. Alarmerende overskrifter i de italienske aviser taler om høje dødstal, nedgang i BNP, den høje statsgæld, der fortsat stiger voldsomt, arbejdsløsheden, der går op, antallet af fattige vokser støt. Sammenligningerne med perioden i 1943-45 er derfor ikke helt tilfældige,
og dertil lægges den dybe splittelse i det politiske system. Den har givet næring til kræfter, der anfægter den antifascistiske tradition og relevansen overhovedet af den 25. april. Journalister lever under politibeskyttelse efter trusler fra ekstremistiske højregrupperinger. Senator på livstid og overlevende fra Holocaust, Liliana Segre, har i samme omfang været genstand for hård chikane. Det er derfor i den aktuelle situation så meget vigtigere at fastholde den dobbelte erindring om den 25. april og den 1. maj. Fordi disse begivenheder fortætter hele det visionære opsving, som enhver fremtid udgår fra. Lad mig til slut citere en anekdote om indifference og ligegyldighed fra en tale, som juristen Piero Calamandrei, medstifter af modstandspartiet Partito d'Azione og en af forfatningens vise fædre, holdt for en gruppe unge tilbage i 1955 netop om forfatningen. Den handler om to immigranter, der er på vej over oceanet. Skibet kommer ud i hårdt vejr med høj sø. Det får den ene immigrant til at spørge en sømand om udsigterne. Denne svarer, at hvis det fortsætter sådan, så går skibet ned om en halv time. Det får immigranten til at skynde sig ned til vinden i kahytten og råbe, Beppe, Beppe, skibet synker om en halv time, hvortil vinden svarer, hvad kommer det mig ved? Skibet er jo ikke mit. Med disse ord minder Calamandrei os om, at mærkedage også forpligter. Buongiorno. Festeggiamo oggi in Italia il 1° maggio, festa del lavoro. Non può stupire che per noi italiani da lungo tempo ormai sia un giorno festivo, se si pensa che la parola lavoro compare subito all'inizio della nostra Costituzione, dove l'articolo 1 recita «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». È davvero interessante andare a rileggersi gli interventi e i dibattiti che ebbero luogo nell'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno del 1946. La formulazione del relatore era che lo Stato italiano è una repubblica democratica, ma fin dalla seduta del 16 ottobre 1946, su proposta di Giorgio La Pira, si cominciò a discutere di porre in rilievo il lavoro quale fondamento di tutta la struttura sociale. Si discusse ampiamente della proposta di Togliatti che a Repubblica Democratica si aggiungesse di lavoratori. Togliatti stesso propose che, per evitare equivoci, la si potesse ampliare in lavoratori del braccio e della mente. Una formulazione che può farci sorridere. Se alcune lunghe discussioni relative a questo articolo potranno sembrare davvero poco appassionanti, per esempio se la sovranità emana dal popolo, se risiede nel popolo e infine appartiene al popolo, quella dei lavoratori merita di essere seguita perché rivela un aspetto profondo della nostra Costituzione. Dalla prima sottocommissione alla Commissione dei 75 e poi alla discussione di tutta l'Assemblea, ricapitolando, la discussione nella seduta del 12 marzo 1946, Aldo Moro disse, cito, «Ricordo che questo articolo in sostanza fu proposto dal nostro amico La Pira, il quale nel suo slancio generoso, nel suo desiderio di contribuire in ogni modo all'affermazione più piena della dignità umana, vagheggiava di inserire nella Costituzione un articolo nel quale fosse consacrato quello che egli chiamava lo status del lavoratore, cioè una condizione giuridica particolare dell'uomo che lavora e che doveva essere considerata fondamento di diritti. C'era alla base questa idea, che evidentemente è un'idea cristiana, un'idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione,
che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo di elevazione dei lavoratori e di partecipazione, la più piena, dei lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Questo è il senso della disposizione, un impegno cioè del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di mettere sempre più pienamente nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici le quali, per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall'organizzazione economica e sociale. Ancora più sinteticamente lo espresse Giorgio Amendola nella seduta di qualche giorno dopo. Di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio, dice Amendola, i diritti della persona umana non possono essere garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e sociale. Essi quindi comprendono la necessità, continua Amendola, che il nuovo ordinamento democratico sia basato sul lavoro e riconosca i nuovi diritti del lavoro. Prima della votazione decisiva nell'intera Assemblea Costituente, Meuccio Ruini, che era presidente della Commissione dei 75, che doveva redigere praticamente la Costituzione, il testo, nell'esprimere il suo parere sulle diverse proposte in campo, sottolineò, cito, «Mi è caro affermare che prima delle divergenze vi è stata un'idea e una volontà comune. È necessario in una carta costituzionale stabilire fin da principio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi realizzare una democrazia sociale ed economica. Delle tre proposte in campo, una volta esclusa la proposta di una repubblica di cittadini, erano queste. Prima, repubblica di lavoratori. Secondo, fondata sul lavoro. Terza, presentata dall'onorevole Lamalfa, fondata sui diritti di libertà e del lavoro. Ho voluto riportare questo dibattito perché mi sembra che dia ragione a quanto uno storico contemporaneo, Giovanni De Luna, ha scritto in un suo libro uscito nel 2017, La Repubblica Inquieta, l'Italia della Costituzione, 1946-1948. Dice Giovanni De Luna, la Costituente era stata davvero il luogo politico in cui la omogeneità iniziale nella formazione dei partiti di massa era diventata una visione condivisa di come avrebbe dovuto essere il nuovo patto di cittadinanza proposto agli italiani. E continua, un patto espresso in una lingua italiana che fu essa stessa un segnale, una lingua semplice e chiara che vuole parlare a tutti gli italiani per affidare a tutti gli italiani un programma di liberazione e di emancipazione umana e sociale. Una lingua inaugurale che, con i suoi vocaboli limitati e comuni, la sua sintassi semplice, fosse in grado di segnare anche linguisticamente un netto distacco dalla retorica verbosità del fascismo. Dopo la fine della collaborazione con il Partito Comunista nel maggio 1947, e la rottura netta fra i due partiti di massa con la formazione del quarto governo De Gasperi, si poteva temere che il lavoro sulla Costituzione fosse compromesso, ma questo non accadde. Così che oggi possiamo riconoscere nella Costituzione i tre grandi filoni politico-culturali, la tradizione democratico-liberale, l'accentuazione dei principi di giustizia sociale propria del movimento operaio, e lo slancio solidaristico e comunitario dei cattolici. È chiaro allora che la Costituzione è strettamente legata alla Resistenza e a quel 25 aprile che abbiamo festeggiato pochi giorni fa. Lo ha detto a chiare lettere Pietro Scoppola in un libretto di appena 100 pagine pubblicato nel 1995, 25 anni fa. Il titolo è 25 aprile, Liberazione. In un esame assolutamente non retorico degli ultimi 50 anni di storia, fino al 1995, Scoppola afferma che la data del 25 aprile è un punto di arrivo,
come conclusione della guerra civile e liberazione del paese, ma è anche un punto di partenza per la ricostruzione democratica. In questo senso, dice Scopola, l'antifascismo rimane come fondamento irrinunciabile della nostra Costituzione. Nella prima parte del libro, Scopola, che ha il dono della chiarezza e della capacità di sintesi, partendo dalla sua esperienza di 17enne nella Roma sotto occupazione nazista, discute della resistenza, delle diverse interpretazioni datene fin dal finire della guerra, dei diversi miti che l'hanno caratterizzata e di come la resistenza sia stata a lungo qualcosa di divisivo ai fini dell'identità nazionale. Problema quello della mancata identità nazionale che Scopola d'altra parte estende agli anni dell'unificazione fino dal 1860 fino alla Grande Guerra e al fascismo. Penso che si possa dire che la mia generazione, dei nati sul finire degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, si sia riconosciuta appieno nella Repubblica nata dalla Resistenza. Questo, pur se non era la scuola a farci riflettere su di essa, i programmi si fermavano prima. Solo grazie all'iniziativa di qualche professore sentimmo leggere le lettere di condannati a morte della Resistenza. Ma molto lo abbiamo imparato dai romanzi e dai film. Dal fenoglio di Primavera di Bellezza abbiamo capito della tragedia dell'8 settembre e che la Resistenza non era solo qualcosa dei settentrionali, grazie a quel sergente Modica, siciliano come me, che insieme a Johnny tende l'agguato ai camion tedeschi nelle ultime pagine del romanzo. Che i partigiani non fossero solo comunisti l'avevamo capito vedendo Aldo Fabrizi in Roma città aperta e Marcello Mastroianni in rappresaglia del 1973. I fratelli Taviani con la notte di San Lorenzo ci hanno trasmesso con la forza delle immagini che la resistenza era stata anche guerra civile, anticipando per noi quello che gli storici, col fondamentale saggio di Claudio Pavone, ci avrebbero poi raccontato. Del resto, che la confusione potesse aver posto in quei terribili anni 1943-1944, ce lo aveva già fatto capire Italo Calvino con il suo romanzo, con il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, quando fa dire al partigiano Kim che basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima e ci si trova dall'altra parte. Certo, era anche dai romanzi che avevamo appreso che ci fosse stato un antifascismo anche prima della guerra. Carlo Levi e Pavese ci avevano fatto capire cos'era il confino. Da altri avevamo letto di olio di ricino e bastonature. Abbiamo dovuto aspettare l'antologia di scrittori siciliani curata da Sciascia nel 1976 per capire cos'era stato il fascismo in Sicilia. Sono stati poi gli storici ad apprenderci la distinzione tra un antifascismo preresistenziale e quello resistenziale. Il bisogno di comprendere quegli anni, grazie alla ricerca storica, alle opere di narrativa e ai film che ce li hanno descritti, non ci deve far dimenticare le persone in carne e ossa che vi sono state coinvolte. Del resto è anche in questa direzione che diversi storici stanno lavorando. Penso qui alla ricerca che Giovanni De Luna ha dedicato alle donne giudicate dal Tribunale Speciale, non sulla base degli atti giudiziari, ma recuperando gli oggetti e i materiali privati, lettere, appunti, oggetti sequestrati al momento dell'arresto. De Luna ha rivelato così che esiste un antifascismo non necessariamente politico, ma quello che lui chiama un antifascismo esistenziale. Per chiudere, vorrei ricordare anch'io qui due antifascisti a rappresentare il periodo pre-resistenziale l'uno, il periodo partigiano l'altro. Non sono due persone a caso. Il primo è mio nonno, di cui porto il nome, uno dei più di 12.000 italiani che furono inviati al confino. La sua scheda dell'Archivio di Stato di Latina ci fa sapere che fu assegnato al confino due volte. Giunse a Favignana alla fine del 1926
per essere poi trasferito a Lipari nell'aprile del 1927 e poter tornare a Napoli a novembre del 1929, quindi dal 1926 al 1929. Ma verrà nuovamente assegnato al confino giungendo a Lipari a gennaio 1932, per essere poi trasferito dopo la chiusura della colonia di Lipari nel gennaio 1933 a Ponza, dove rimase fino al maggio 1936, probabilmente graziato in occasione della proclamazione dell'impero. Il confino di Lipari è tornato alla ribalta del grande pubblico una decina di anni fa grazie a un libro dedicato alla fuga dall'isola nel 1929 di Emilio Lusso, Carlo Rosselli e Francesco Fausto Nitti. A questa fuga, realizzata certo con grande coraggio grazie alla dovizia di mezzi della famiglia Rosselli, il nonno frapponeva quello di Antonio Spangaro, che in una sera di agosto del 1928 cercò di fuggire dall'isola su un sandolino. Costretto a tornare a riva a causa del mare agitato, era rimasto nascosto per settimane. Salito a bordo di un mercantile tedesco che doveva caricare della pomice, venne consegnato dal comandante ai carabinieri. Tornato a Napoli, dopo il primo periodo di confino, aveva riunito un gruppo di giovani comunisti, questo è il nonno, no? Uno di questi, Luigi Vittorio, venuto a conoscenza delle agitazioni verificatesi a Milano e Torino dopo l'accordo sulle riduzioni salariali, lancia l'idea di realizzare un enorme striscione che inciti anche gli operai napoletani alla lotta. Lo striscione rosso con la scritta «Lavoratori, imitate i compagni di Milano e Torino, scioperate», viene esposto nella notte di Capodanno del 1931 sotto il Ponte della Sanità. La nonna raccontava di quella sera dove Luigi Vittorio e gli altri erano andati a casa da lei anche se il nonno era malato e avevano pitturato di rosso lo striscione. Una volta andati via, la nonna aveva trascorso la notte a togliere dal pavimento le macchie di pittura rossa, ben sapendo che la polizia il giorno dopo sarebbe andata subito a casa loro. Il partigiano di cui vi parlo ha un legame speciale con la Danimarca, in quanto vi ha insegnato prima come lettore di scambio dal 1962 e poi dal 1968 stabilmente all'Istituto di Studi Antichi e Medievali dell'Università di Aarhus. Il suo nome è Giuseppe Toresin, noto a molti come Bepi, filologo di grandi capacità, normalista e allievo di Giorgio Pasquali, al quale fu sempre molto affezionato. Tra le testimonianze pubblicate a cura degli studenti di filologia classica dopo la sua morte nel 2004, ve ne sono un paio di amici partigiani. Attivo a Venezia in un piccolo gruppo aderente al Partito d'Azione, Bepi fu richiamato alle armi all'inizio del 1944. Intuendo che una seria resistenza armata si poteva organizzare solo in montagna, si portò in Friuli, a Grizzo di Montereale Cellina, da cui era originaria la sua famiglia ed in cui aveva ancora dei parenti. Lì cominciò subito a raccogliere i giovani del posto, a cercare armi per organizzare qualche primo reparto. Con una trentina di ragazzi di Grizzo e dintorni, Bepi si unì alla brigata Osoppo. Verso la fine di febbraio Bepi fu catturato dai tedeschi. Nel carcere di Udine stava per essere fucilato, ma fu salvato in extremis dall'insurrezione, cui contribuì impadronendosi del carcere. Vorrei concludere leggendo questa breve testimonianza di uno dei suoi colleghi partigiani. Dopo i rastrellamenti dell'autunno 1944, arrivò un inverno freddissimo e in montagna si rimase in pochi. Passammo il Natale in un orrido canyon, in una capanna di boscaioli. Un bel Natale che ricordo con nostalgia. Era con noi Maso, il nostro amato comandante, capitano degli Alpini. La tragedia del Don era recente, pochi mesi, e attorno al fuoco la rievocava con commozione e sdegno. Là era sbocciato il seme della rivolta contro il duce e l'alleato tedesco. Per lui e tanti altri, là era sbocciato il seme della rivolta contro il duce e l'alleato.
Per lui e tanti altri avevamo abbastanza viveri e abbondanza di legna, non ce la siamo passata male. E Bepi teneva banco, con la sua immensa cultura acquisita nonostante la cappa del regime fascista, ci intratteneva piacevolmente, spaziando fra i più svariati argomenti. Cresciuti nel fascismo, eravamo digiuni di politica, delle regole democratiche, di autori stranieri. Abbiamo imparato molto in quella misera baracca. I discepoli di Pepi di Horus certamente capiranno. Viva la resistenza!